Ciao a tutti e bentornati su DriveGay. In questo video parleremo della nuova Mazda 2 che è stata ristilizzata di recente con alcuni piccoli accorgimenti estetici che l'hanno resa ancora più interessante e più intrigante rispetto a prima. Sportiva e elegante allo stesso tempo, hanno fatto davvero un ottimo lavoro a renderla un po' più moderna, ma comunque poi con questa colorazione rossa devo dire che il risultato è sempre comunque eccezionale e lo sapete che poi esteticamente non vado mai a dare il mio contributo personale, aspetto sempre che siate voi nei commenti a farmi sapere la vostra. E la stessa cosa vi invito a fare anche con questa Mazda 2. Per quel che riguarda la vettura è stato fatto qualche accorgimento a livello tecnico, non soltanto sulla motorizzazione che ora ha una grande novità, ossia la motorizzazione ibrida, e ne parleremo nello specifico, e poi anche dal punto di vista della dinamica di guida. L'auto si guida adesso in maniera più sportiva, se così vogliamo dire, l'assetto è stato pensato per dare maggiore direzionalità all'auto e quindi ci sono diverse cose di cui dover parlare in questa recensione. Subito dopo la sigla vi racconto di più. Prima di cominciare vi ricordo che sul nostro sito drivegay.it troverete tutte le informazioni necessarie per poter acquistare al meglio la vostra auto. Vi basterà infatti cliccare qua sotto sul link in alto a destra, oppure qua sotto in descrizione vi lascio lo stesso link, in modo tale da poter avere accesso appunto al nostro sito e lì troverete informazioni tecniche su questa Mazda 2 e non solo, ma anche tutte le dotazioni presenti a livello di listino su tutti gli allestimenti. Le potrete poi confrontare con tutte le vetture in vendita in Italia, insomma davvero tutto quanto per scegliere al meglio la vostra prossima auto. Cominciamo subito con la grande novità di questo restyling, ossia la presenza di una motorizzazione ibrida. I livelli di potenza sono gli stessi di prima, 75-90 cavalli. Adesso però troviamo appunto una seconda fonte di trazione che permette quindi di andare ad apporre il sigillo ibrido sulla carta di circolazione. A questo punto quindi i tecnici sono riusciti a passare da 110 grammi al chilometro di omologazione fino a 94 grammi. Questo permette di avere accesso agli incentivi previsti dal governo di recente, pertanto si ha comunque un aiuto all'acquisto che va a far calare sensibilmente anche il prezzo, soprattutto in caso di rottamazione. Tutti questi dettagli ovviamente li troverete anche sul nostro video che abbiamo realizzato di recente, vi lascio il link qua su così potete approfondire se ancora non avete avuto la possibilità di scoprire come funzionano questi incentivi. Al di là di questo vi parlo dei consumi, siamo sui 6,5 litri su 100 km registrati da me in un percorso misto città, autostrada ed extraurbano, soprattutto con una preponderanza della città e dell'autostrada. Al di fuori dell'ambito urbano i consumi sono veramente eccezionali, sono bassissimi, ma per quel che riguarda poi il consumo medio salgono decisamente, siamo quindi diciamo a 15 km con un litro di media, che è un buon risultato, ma comunque contata la potenza non esagerata, 90 cavalli ormai non sono tantissimi, mi sarei aspettato qualcosina in più. A questo punto, una volta che si guida quest'auto, si sente questa motorizzazione ibrida? La si sente sì nel momento in cui il motore si va a riavviare i semafori. Non entra spesso lo start and stop, entra comunque ogni volta che la vettura sta ferma, non c'è un sistema che distacca la frizione in maniera tale da poter permettere un veleggiamento dell'auto, magari nelle fasi in cui la strada è pendente, nelle discese, insomma non c'è questo sistema che andrebbe comunque a risparmiare ancora carburante. In ogni caso, insomma, è un sistema ibrido molto furbo, molto intelligente. L'aumento dal punto di vista del listino non è stato elevatissimo, come del resto purtroppo è avvenuto su tante concorrenti, quindi in questo caso secondo me poi hanno sfruttato bene la possibilità di integrare una motorizzazione elettrica su un motore già disponibile che aveva già un buon livello di efficienza. Insomma, tutto sommato credo che sia una soluzione intelligente che valuterei, anche perché appunto ci sono gli incentivi e perché ci sono comunque degli sgravi fiscali presenti a livello locale per le vetture ibride. Dal punto di vista dei consumi, come dicevo, sono quelli di cui abbiamo parlato, e poi grandissime differenze alla guida rispetto a una motorizzazione solo a benzina non se ne sentono più di tante. Quello che mi ricordavo dal precedente test drive della Mazda 2 era una bella dinamica di guida, e del resto non poteva essere diverso, trattandosi di una Mazda hanno sempre dedicato molta attenzione a questi aspetti, e qua l'assetto è stato anche un pochino irrigidito rispetto a prima. C'è comunque la possibilità di affrontare le curve in maniera sicura, e ancora di più se vi piace guidare, se vi piace affrontare una curva magari anche in maniera un po' allegra, sempre rimanendo diciamo così all'interno dei limiti, questo vi permette di poterlo fare, questa Mazda 2, in maniera molto serena e soprattutto con un buon feedback dal punto di vista dello sterzo e del freno. Infatti si ha un ottimo controllo del mezzo, e questo mi permette di avere una buona frenata nonostante al posteriore ci siano i freni tamburo, e soprattutto una buona direzionalità dallo sterzo che mi trasmette molta sincerità. E se vi piace questa tipologia di guida, grazie anche tra l'altro al cambio che è eccezionale, perfetto, veramente gli innesti sono magistrali, beh allora in questo caso qui trovate davvero la migliore del segmento per quel che riguarda la guida.
potrebbe battersela probabilmente con una Seat Ibiza, se andiamo a cercare una vettura con un'impostazione simile, ma è già un pochino più filtrata. Qui invece mi sembra quasi di guidare una utilitaria un po' old school per certi aspetti. Mi è piaciuta tanto dal punto di vista appunto dinamico, e vi racconto anche a questo punto dello spazio interno, che è un'altra cosa importante di cui parlare, soprattutto per quel che riguarda il bagagliaio. Il bagagliaio è di 250 litri dichiarati, ma poi alla fine nella realtà sembrano molti di più, infatti ci sta veramente tanta roba, come vedete dalle immagini. Al posteriore lo spazio non è moltissimo, soprattutto per chi è alto, nel mio caso infatti le gambe sono un po' rannicchiate e soprattutto tocco subito con la testa, invece per quel che riguarda la posizione di guida avrei preferito un volante un pochino più in grado di venire all'infuori per trovare una posizione di guida ancora più perfetta, diciamo così, ma comunque in ogni caso mi trovo a mio agio, anche nei lunghi viaggi non ho davvero nessun tipo di problema. Un plauso va fatto a Mazda per aver creato interni curati e ben costruiti. Stressando le componenti infatti non si sentono scricchiolii strani e non c'è la sensazione di avere a che fare con un'auto economica. Ben integrati i materiali, tra quelli morbidi e le plastiche che sono tendenzialmente rigide ma comunque ben fatte. La parte centrale della plancia è realizzata in pelle sull'allestimento top di gamma, e di pelle sono anche i sedili, che risultano ben rifiniti. Un'altra grande novità è la presenza di sistemi ADAS, che sono stati migliorati, sono stati anche evoluti nel loro funzionamento. È presente adesso un sistema che permette di identificare la sagoma di un pedone anche di notte in maniera molto più facile, quindi andare ad azionare i freni in maniera automatica in caso di rischio di collisione proprio con il pedone, e anche ovviamente con i mezzi. Per quel che riguarda poi il cruise control è adattivo, per quel che riguarda l'head-up display è disponibile, e questa è una cosa importante da sottolineare perché siamo sempre all'interno di una segmento B. C'è il controllo dell'angolo cieco, c'è al posteriore il controllo di traffico laterale, che permette quindi di uscire in maniera un po' più serena da un parcheggio anche in retromarcia. Insomma, a livello di ADAS, ottimo lavoro. La vettura può anche sterzare una volta che vi avvicinate troppo alla linea centrale per rimettervi in carreggiata, ovviamente se non mettete la freccia. Ma a questo punto, al di là di tutti questi aspetti, come va questa motorizzazione da 90 cavalli? Ebbene, vi faccio sentire direttamente, adesso sono in seconda, 100% sul gas. E bisogna andarsi a cercare la potenza in alto. Certamente è una motorizzazione che richiede una guida un pochettino più vecchia scuola per certi aspetti, come dicevamo, e qua stiamo parlando di un'automobile che, non essendo dotata di turbo, non ha tanta coppia in basso. Guardiamo la scheda tecnica: 9,8 secondi da 0 a 100, che è comunque in linea ad esempio con una Renault Clio da 130 cavalli con motorizzazione turbo 4 cilindri, e in questo caso quindi vuol dire che abbiamo una rapportatura del cambio che è adeguata a garantire buona spinta in basso, e soprattutto abbiamo una macchina leggera, circa 1050 kg di peso dichiarato. La rapportatura del cambio però poi è secondo me il vero problema di questa motorizzazione. Infatti la quarta, la quinta e la sesta sono decisamente troppo lunghe e non c'è spinta per poter resistere, o comunque anzi per poter vincere la resistenza di questi rapporti lunghi. Quindi pertanto in autostrada è difficile fare un sorpasso senza andare a smanettare con il cambio in maniera anche abbastanza decisa, diciamo così, passando magari dalla sesta alla quarta per poter fare un sorpasso anche non a velocità esagerate. Quindi questo secondo me è il vero problema di questa vettura, il fatto che il rapporto del cambio quarta, quinta e sesta siano troppo lunghi. Per quel che riguarda poi andarsi a cercare la potenza, vi dicevo, bisogna aspettare di arrivare alla parte alta del contagiri. Un altro miglioramento è stato fatto dal punto di vista dell'isolamento acustico, che è molto buono, quindi soprattutto nella parte posteriore, con nuovi dettagli come ad esempio le guarnizioni delle porte o l'imbottitura del cielo che è stata inspessita. Questo permette di avere quindi un maggiore isolamento dall'ambiente esterno per avere quindi un miglior comfort acustico. Quindi anche nei lunghi viaggi non ci sono veramente problemi di alcun tipo. È una vettura molto ben curata da questo punto di vista, l'avevo già fatto notare all'interno della recensione del pre-restyling, della versione pre-restyling, e qui hanno confermato, anzi in realtà migliorato, proprio quelle sensazioni. Per quel che riguarda infine il sistema di infotainment, abbiamo un sistema che adesso è touchscreen e tra l'altro è dotato anche di Android Auto ed Apple CarPlay. Qual è il problema di questo sistema? È che oltre i 10 km/h la vettura disabilita il touchscreen, quindi per evitare che il conducente si distragga eccessivamente. Quindi come bisogna fare a questo punto per utilizzare il sistema? Bisogna utilizzare la manetta centrale. La manetta centrale che porta, se possibile in realtà, a distrarre ancora di più, anche perché bisogna utilizzarlo con un minimo di attenzione e un po' di concentrazione, soprattutto all'interno di Android Auto, il quale è pensato esclusivamente comunque per un utilizzo touchscreen. Ebbene, qua bisogna utilizzare i comandi fisici, quindi purtroppo bisogna fare ancora più attenzione a quello e in maniera non proprio intuitiva. Mentre mi faccio un'altra escursione vicino alla zona rossa di questo 1500 da 90 cavalli, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver seguito un'altra delle nostre recensioni
recensioni, ci dedicate tantissimo tempo mese dopo mese e di questo io personalmente ne sono molto contento e spero quindi a questo punto che abbiate trovato utile anche questa recensione. Vi invito quindi a non perdere il listino completo di questa Mazda 2 cliccando qua su in alto a destra oppure qui sotto in descrizione. Come dicevo, ci vediamo al prossimo video, sempre qua su DriveK. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima! On the young